Risolutivo intervento delle pattuglie dei carabinieri a San Giovanni a Piro che hanno interrotto la catena di maltrattamenti, aggressioni e minacce continuate che andavano avanti da diversi anni da parte di un uomo nei confronti di sua moglie e della figlia ormai quarantenne. È stata proprio quest'ultima che, dopo l'ennesima lite per futili motivi, sfociata in un'aggressione da parte del padre, ha deciso di chiamare i carabinieri. I militari dell'arma di San Giovanni a Piro e del pronto intervento giunti sul posto hanno trovato le due donne fuggite scalze e terrorizzate al riparo presso un'abitazione vicina, mentre l'uomo era ancora in casa cercando di cancellare le tracce dell'aggressione avvenuta con il lancio di vari oggetti. I carabinieri lo hanno bloccato e hanno ricostruito gli anni di violenze e minacce tramite le accurate denunce delle due donne, la cui sopportazione era giunta al limite. L'uomo di 66 anni è stato tratto in arresto con la accusa di maltrattamenti in famiglia continuati e lesioni personali. Intanto a Sapri un imprenditore è finito in manette poiché è stato trovato in possesso di 4 ovuli di eroina. A tradirlo è stata l'agitazione al momento dell'alto intimato da una pattuglia del nucleo operativo della compagnia di Sapri. Nel borsello sul sedile passeggeri dell'auto su cui viaggiava l'uomo aveva infatti 4 ovuli di circa 11 grammi per un totale di 47 grammi di eroina. Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche 2 bilancini di precisione e 230 euro in contanti. L'accusa nei suoi confronti è di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.